in questa chiesa che durante il mese in particolare ha visto tanta preghiera e ha ascoltato anche tante parole, mi pare di leggere, a cominciare dal mio animo, due sentimenti, quello della emozione e quello della gioia. Noi questa sera siamo qui per celebrare un mistero, anzi, il mistero. Un salmo della Bibbia, il 127, dice così: i tuoi figli, come virgulti d'ulivo, intorno alla tua mensa. Caro Vescovo Delio, grazie per questa opportunità. Questo è un momento bello, alto, impegnativo, che va al cuore del nostro essere Chiesa Santa di Rieti. È una Eucaristia, e cioè un canto di grazie che una Chiesa per i 50 anni di ordinazione, è un giubileo sacerdotale del suo Vescovo, innalza a Dio. Noi, e a me piacerebbe definirlo così, un evento straordinario di comunione, perché l'Eucaristia è essenzialmente una comunione. Innanzitutto una comunione con il Collegio Apostolico, con Papa Francesco. A me ha fatto molto piacere, caro Vescovo Delio, che giovedì scorso, il 25, nella messa a Santa Marta, con i suoi 21 compagni di ordinazione, Papa Francesco l'ha salutata chiamandolo per nome. È il segno di questo livello di comunione, quella con il collegio episcopale presieduto da Pietro. Ma c'è anche la comunione con la schiera dei vescovi di questa chiesa reatina che l'hanno preceduto. A cominciare, e mi è caro ricordarlo qui, proprio perché le celebrazioni antoniane gli furono particolarmente care, a cominciare da Monsignor Massimo Rinaldi. Quando lei è nato, nel 1939, Massimo Rinaldi stava per chiudere qui il suo ministero. Ma è bello ricordarlo per quello che lei, anche in questo campo, ha fatto per la tesa canonizzazione di questo vescovo. Ma insieme a lui, da quell'anno, altri si sono succeduti, la cui voce a me par bello cercare di riascoltare idealmente questa sera, almeno per quelli che personalmente io, ma molti presbiteri e molti di voi, hanno conosciuti, da Monsignor Migliorini fino al 51, Monsignor Baratta fino al 60, Signor Cavanna fino al 71, Monsignor Trabalsini fino all'80, Monsignor Amadio fino all'89, Monsignor Molinari al 96 e poi ecco Monsignor Delio Lucarelli, che il 6 di gennaio del 1997 da San Giovanni Paolo II in San Pietro veniva ordinato vescovo di Rieti. E noi abbiamo anche la presenza, perché ha scritto proprio a lei questa mattina una lettera, anche il vescovo Domenico, che a settembre
ecco, la sostituirà come pastore di questa chiesa. Celebrare un'Eucaristia è entrare in questa comunione. Ma io vorrei sottolineare tre brevi dimensioni di questo mistero che noi celebriamo qui ricordando 50 anni di ordinazione del Vescovo Delio. Innanzitutto la festa che stiamo celebrando degli apostoli Pietro e Paolo. Da essi, ha scritto di recente Papa Francesco, noi riceviamo la fisionomia originaria della Chiesa. E qual è questa fisionomia originaria? Dalle letture che sono state proclamate ci viene detto che la Chiesa vive prima di tutto di fede. Tu sei il Cristo, dice Pietro alla domanda di Gesù, e dirà in un'altra occasione: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E Paolo dice: questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che ha amato me e ha dato se stesso per me. La fede. Ma insieme alla fede, l'amore. Tu sei tutto, Signore, dirà Pietro nel colloquio con Gesù lungo la riva del lago di Tiberiade. Tu sai che io ti amo. E Paolo dirà: io ho conservato la fede, ho combattuto la buona battaglia, ma soprattutto io vivo per colui che per me ha dato la vita. E insieme alla fede, all'amore, che sono le dimensioni essenziali dell'essere Chiesa, il servizio. Perché Dio chiama i Suoi apostoli per inviarli, per affidare loro un compito, una missione, un ministero, come noi diciamo. Cioè una vita per gli altri, sulla scia di Cristo. Ebbene, nella Chiesa locale, l'apostolo, questo apostolo che in Pietro e Paolo ci dice la figura originaria della Chiesa, è il Vescovo. E allora l'Eucaristia è questa realtà che ci riporta al cuore di una comunità ecclesiale. Ma c'è un secondo aspetto. Questa Eucaristia, presieduta dal Vescovo Delio negli 50 anni della sua ordinazione. L'ultima enciclica di Giovanni Paolo II ha per titolo Ecclesia d'Eucaristia. La Chiesa nasce dalla Eucaristia, perché è l'Eucaristia che ci fa Chiesa. Scrive San Paolo ai cristiani di Corinto: poiché c'è un solo pane, pur essendo molti, noi siamo un solo corpo. È l'Eucaristia il cuore della Chiesa. Ecco perché noi questa sera intorno a questo altare, in una Eucaristia presieduta dal Vescovo, noi siamo al cuore della nostra fede. Ma il Concilio Vaticano II, in un numero della prima delle Costituzioni che ha approvato la Sacrosanctum Concilium, al numero 41, scrive così: bisogna che tutti diano la massima importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al Vescovo, convinti che la principale manifestazione della Chiesa sia nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo di Dio al medesimo altare cui presiede il Vescovo con il suo presbiterio e i ministri. Allora quella che stiamo vivendo è una epifania della Chiesa. Il testo latino di quel numero 41 dice: precipua ecclesiae manifestatio,
una singolare, straordinaria manifestazione della Chiesa. La celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo con il suo presbiterio. E allora questa è la realtà che le prime letterature del cammino cristiano hanno chiamato Chiesa. Questa, cioè un popolo attorno al Vescovo e ai presbiteri, che ai diaconi, alle persone consacrate, al popolo santo di Dio che dice grazie al suo Signore. Dobbiamo tornare a questa essenzialità, perché è qui che Dio ci chiama ad essere realmente il suo popolo, e di questa realtà noi dobbiamo innamorarci, ma di essa, ciascuno per la sua parte, tutti ci dobbiamo far carico. Ma c'è, e lo sottolineo appena, un terzo aspetto di questo nostro incontro, oltre la comunione, oltre una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, c'è che celebriamo i 50 anni della ordinazione presbiterale del Vescovo Delio. È il motivo di questo nostro stare qui questa sera. Era il 1965. Chi non ricorda che in quell'anno si chiudeva il Concilio Ecumenico Vaticano II? Giovanni XXIII l'aveva aperto l'11 ottobre del 1962 dicendo: Gaudet Mater Ecclesia, la Chiesa Madre gioisce. E al termine del suo discorso disse: Tantum Aurora Est, è appena l'aurora. È cominciato un grande giorno, ma siamo all'aurora. E Paolo VI, in quel 8 dicembre del 1965, quando lo chiuse, ebbe a dire: il concilio deve durare, deve influire sulla vita della Chiesa, sulla nostra vita. E allora a me viene di domandarmi: cosa poteva ardire nel cuore di un giovane prete? Il vescovo attuale nostro, Delio, aveva 25 anni in quell'anno, mentre si chiudeva un concilio e mentre egli diventava sacerdote della Chiesa del Signore. Che cosa poteva portare nel cuore? Immagino noi più anziani lo abbiamo già sperimentato tutto questo. Era un sogno, era l'aprirsi, come diceva Giovanni XXIII, di una finestra, era una grande avventura. E il Vescovo Delio, in quel periodo, dall'ordinazione, si è dedicato alla formazione, a quella dei presbiteri, formazione sacerdotale e formazione missionaria presso Propaganda Fide, l'orizzonte che diviene oggi così attuale come Papa Francesco ci indica. Ma questo fino al 6 dicembre del 1997, giorno dell'Epifania, quando fu consacrato vescovo di questa chiesa da Giovanni Paolo II. Vorrei ricordare solo due sottolineature. La prima: non molto tempo fa è stato celebrato qui, in questa chiesa, l'anno eucaristico, e il vescovo ha scritto una lettera alle querce di Mambre. Un vescovo antico della prima generazione, si chiamava Ignazio, vescovo di Antiochia, è in cammino verso Roma, dove subirà il martirio, mandato alle belve nel Colosseo. Ma mentre fa il viaggio da Antiochia a Roma scrive 7 lettere, una ad un giovanissimo vescovo che aveva incontrato, era il vescovo di Smirne, si chiamava Policarpo, e gli dice: ecco,
Celebrare un'Eucaristia significa stare assieme, pregare assieme, lavorare assieme, camminare assieme. Quello che da sempre la Chiesa ha sognato, noi, celebrando un'Eucaristia, e per questo richiamo l'anno eucaristico, non lo dobbiamo mai dimenticare ogni giorno, almeno ogni domenica, come un gruppo di martiri, i martiri di Scilli, ha detto: noi senza il giorno del Signore non possiamo vivere. Ma non è una ritualità, non è una formalità, non è un precetto, è il bisogno dell'essere Chiesa, questo stare assieme nel nome del Signore Gesù. Ma ecco, Ignazio dice per camminare assieme, e qui mi torna alla mente un'altra realtà che è stata celebrata in questa Chiesa nel 2005, il Sinodo. La parola Sinodo significa camminare assieme. E qual è la parola più cara, almeno agli inizi del pontificato, ma poi ripetuta e insistita sempre, di Papa Francesco? Il camminare. La sera del 13 marzo 2013, quando è apparso alloggiato di San Pietro, ha detto: cominciamo questo cammino, vescovo e popolo, un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra di noi. E il giorno dopo, salutando i cardinali, ha detto: io vi consegno tre parole, camminare, edificare e confessare, ma la prima è camminare. Ecco allora, grazie al Vescovo Delio per questo cammino di 50 anni che ha fatto dal giorno di conclusione del Vaticano II. Dagli anni 97 fino ad oggi questo cammino lo ha fatto insieme a questa Chiesa readina. E allora a me non resta che augurare a questa Chiesa di camminare ancora nell'orizzonte e nell'attesa del nuovo Vescovo Domenico a settembre, ma di augurare anche buon viaggio al Vescovo Delio. Noi emeriti, e io lo sono già da anni, abbiamo compiuto il nostro cammino, ma il servizio alla comunione, cioè all'edificare una Chiesa nella sua fisionomia originaria, cara eccellenza, non finisce mai. Grazie al Signore e a te per questi 50 anni e un buon viaggio a quanti hanno condiviso un cammino e soprattutto continueranno a camminare. Amen.